Benvenuti amici dall'Orto e Fornelli, oggi vi faccio vedere un modo facilissimo di piantare i pomodori e potete utilizzare anche i pomodori che avete comprato al supermercato o quelli del vostro orto. Dunque, quello che ci interessa a noi è il centro del pomodoro, perché è la parte che ha più semi. Andremo a utilizzare questa parte qui. Il resto ce lo mangiamo. Ho preparato un vaso con del terriccio da semina. Adesso mettiamo la nostra fettina di pomodoro al centro. Ovviamente voi potete piantarne anche di più, fare il semenzaio e poi dividere le piantine. E andiamo a seppellirla con mezzo centimetro di terriccio. Fermiamo la terra leggermente, in modo che quando innaffiamo non si sposti. Al pomodoro piacciono due cose: abbastanza acqua, quindi mantenete il terriccio umido in questi giorni, e poi un posto caldo per germinare. Qui io ho il termosifone vicino alla finestra e vi faccio vedere cosa succede tra qualche giorno. Ecco, 8 giorni dopo hanno deciso di spuntare. Hanno scelto una bella giornata di sole. Guardate qui. Ora continuiamo a mantenere umido. Passata un'altra decina di giorni e guardate come si sono sviluppate le nostre piantine di pomodoro. Una volta che avranno fatto le prime foglie vere, che sono queste, possiamo trapiantarle. Se decidiamo di trapiantarla, possiamo prelevarla con una forchetta. La foglia così. È meglio prenderla per la foglia in modo da non rovinare il fusto, che è molto fragile in questo stato. Poi la trasferiamo in un altro contenitore. Potete trapiantare il taglio più in profondità in modo che emetta ulteriori radici sul fusto, oppure lasciarlo a livello del terreno come era all'inizio. Io, avendone tante, sceglierò la migliore e le altre le taglio direttamente con le forbici per non rischiare di rovinare le radici alla pianta che effettivamente voglio crescere. C'è da dire che coltivando i pomodori in questa maniera, se il pomodoro da cui avete preso i semi era ibrido, non è detto che vi venga la stessa varietà di pomodoro, ma sicuramente verrà qualcosa di commestibile e non rimarrete delusi. Bene amici, avete visto quanto è facile piantare i pomodori anche con un pomodoro dal supermercato? Sfido chiunque a trovare un metodo più semplice di questo. È un esperimento super interessante e divertente che può provare chiunque anche alla portata di bambini. Spero che il video vi sia piaciuto. Oh, se è così, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale per ricevere altri video interessanti sull'orto e il giardinaggio. È gratis. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!